Ciao a tutti, oggi la vostra inviata Arlene è al Comics Adventures di Campo Gagliano in provincia di Modena. Ringraziamo Nikon Shooter e la sua crew per l'organizzazione di queste due giornate fantastiche. Purtroppo noi abbiamo presenziato solo oggi, che è domenica 22, però c'è stato anche ieri contest, spettacoli, musica e mille altre sorprese. Anche oggi stessa cosa, con tanti ospiti, tanti cosplayer da molestare, giustamente. Però purtroppo c'è un caldo fotonico, quindi giustamente io tra un po' mi vado a cambiare. Ma molesteremo lo stesso le persone, soprattutto nell'area palco, perché faranno anche la gara cosplay. Ciao a tutti! La libertà è un'avventura che non finisce mai, e la vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai. Lancia la tua sfera, allora io intanto direi di farti presentare per gli ascoltatori che magari non hanno ben presente il tuo o la tua carriera, ecco. Vabbè. Prego. Allora, io sono Dario Moccia e per i sessantenni, settantenni che seguono questa trasmissione non lo sanno, sono uno youtuber, perché passano bambini nuova. Allora, un youtuber non è altro che un tizio che fa video su YouTube. E per i sessantenni YouTube è una piattaforma dove te carichi video, anche te sessantenne che guardi Gerry Scotti e Carlo Conti puoi caricare un video, solo che c'è un feedback a differenza della televisione, ovvero che puoi mettere mi piace, non mi piace, commentare se il video ti fa schifo e perché ti fa schifo, e quindi insomma è una cosa molto interessante. E io insieme a tantissimi altri siamo riusciti a crearci un nostro piccolo canale YouTube che è seguito da tantissime persone. Sul canale c'è un tastino iscritto che premi iscritto e sei aggiornato sui video che metto, carico. Insomma, ce ne sono tantissimi come me, accidenti e bimbetti che urlano e strepitano, non capisco più niente. Beh, andiamo avanti. E questo è lo youtuber, la figura dello youtuber. Perfetto, poi volevo farti una domanda mia personale. Sì. In realtà, come sei entrato nel mondo dei fumetti? Perché ci sono rimasto in mezzo un po' brutalmente? Diciamo che io ci sono entrato per un caso fortuito, questa cosa diciamo che non la sa nessuno. Io sono nato con i piedi piatti, quindi sono sempre stato in mezzo a operazioni, cazzate e mazzi. E praticamente a un certo punto mi sono dovuto operare per fargli impiantare una protesi nei piedi, queste sono storie bellissime e interessanti, e quando mi sono svegliato dopo l'anestesia con due gessi dal piede fino a qua giù non mi potevo muovere, mi dovevo spostare in sede a rotelle, mi hanno dato un numero di Spider-Man. Da quel numero di Spider-Man diciamo che è cambiato tutto, e poi ho iniziato a conoscere tutti i tipi di fumetti esistenti, il manga, l'europeo, l'italiano, insomma ho iniziato a leggere un po' di tutto. Ora non sono un grande esperto, ma comunque cerco di fagocitare sempre più prodotti possibili. E invece l'idea di fare lo youtuber come... perché? Beh, fondamentalmente io avevo un vecchio canale su cui caricavo parodie, scusate, insomma. Poi a un certo punto, non so se si può dire le parolacce, forse io dico, cioè, scusate per i sessantenni, vanno in chiesa, ma ogni tanto ci vanno le parolacce. Cos'è successo? È successo che praticamente io ho aperto un altro canale, così, con l'obiettivo di parlare solamente alla fetta degli appassionati di fumetti, animazione, ogni tanto videogiochi. Il problema è che poi queste persone diciamo che ci hanno creduto a bestia in quello che dicevo, e il canale si è ampliato. Quando ho iniziato a vedere gli iscritti che salivano eccetera, ho detto cavolo, qui devo un attimino cambiare, perché cambiare metodo, diventare un po' più professionale, perché comunque la gente mi ascolta e compra anche quello che consiglio, questo è molto importante. Quindi ho deciso di cambiare totalmente le cifre, di fare video più lunghi, più seri. Le gag ci possono sempre stare, però comunque il canale si è un po' ha fatto diciamo un suo percorso, una sua ascesa che mi è piaciuta molto e che cambierà, spero cambia ancora. Questo per quello, insomma, YouTube per me è una valvola di sfogo che ha toccato tanti neofiti anche. Ok,
quindi tante persone che non conoscevano l'argomento, e questo è bellissimo, gente che fa devi dare però tu sei come i sedicenni che comprano la roba, al cavolo, i sedicenni devono comprare la roba e sono contento che magari si avvicinano a dei fumetti che non avrebbero mai comprato in vita loro, quindi sono contentissimo di essere seguito anche da sedicenni, ti voglio bene. Oh, che carino di dirlo. Ti voglio bene, no, sa, lo dico sempre, insomma. Oh, che carino, perfetto, grazie mille. Hai finito, ok, sei, sei disponibilissimo. Grazie. Grazie. Ciao, bimbi. Ciao. Amor, chi idea che può scaldarti il cuore, lascia che sia tua per diventare Shaman King, Shaman King, il grande re degli sciamani, Shaman King, e questo è il sogno che hai detto. Sarà l'istinto e la follia di un samurai, o l'innocenza che ha nell'anima a difenderti così. Shaman King. Avventurandoci per il parco abbiamo incontrato Snake, giusto? Bene. Esatto. Volevo farti un paio di domande. Tipo, da quanto tempo fai cosplay? Io cosplay l'ho fatto dal 2010 e diciamo, la mia passione è nata nel 2008. Ho cominciato con Lush di Code Geass e poi da diciamo quest'anno ho cominciato con Snake di Metal Gear Solid 3. Wow, hai fatto complimenti per te perché sei fatto veramente da Dio. Ma come mai questo personaggio? Ti dico la verità, all'inizio è stato perché volevo fare coppia con una ragazza che impersonava Eva. Poi dopo mi sono appassionato per questo personaggio, ho cominciato dal videogioco, ho giocato da bambino, quindi non ricordandomi il personaggio ci ho rigiocato, mi sono riappassionato ed eccomi qua. Fatto bene perché veramente complimenti per la fattanza di tutto il costume perché sei uguale, veramente. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Da quanto fate gruppo cosplay voi? Ma da Garland, quindi 14 aprile, cos'è? Due mesi? Beh, io... Due mesi? Quattro mesi. Due, due quattro? Due. Due mesi, perfetto. Aprile, okay. Aprile. Come mai avete deciso proprio One Piece? Allora, l'idea è nata perché noi abitiamo lontani, ma noi siamo di Milano e loro due sono a Padova. Allora volevamo incontrarci a Gardaland al cosplay e mi è venuto in mente One Piece perché era semplice di tessuto, sono riuscita a cucirmi tutti in pochi giorni. Fatto tutto tu? Sì. I vestiti sì, gli accessori. Gli accessori invece? Le spade, io e basta, mai più in tutta la vita, mai più, basta. Tutte queste. Beh, complimentari perché siete fatti veramente da Dio. Parteciperete anche al contest dopo? Sì, sì, sì. Ok, allora vi riprenderemo. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. L'uscita della nuova serie di Sailor Moon Crystal, intervistiamo, facciamo un paio di domande, la più maestosa, che è intanto Chiara, e da quanto tempo sei qui? Quasi 7 anni. Da mai questa decisione, cioè fatto cosplay qui da Mi aveva portato una mia amica a una fiera a Faenza del cosplay e io ho sempre amato recitare, creare delle cose, da piccola ho partecipato a tutte le recite scolastiche, un po' creavo cose con la carta pesta proprio, era, guardavo Art Attack tutti i giorni ormai. E niente, quando mi sono trovata a Faenza, che è tutta questa travestita dai personaggi che più o meno mi sono sempre piaciuti, ho detto ma quanto figo. E poi dopo ho iniziato a conoscere Death Note, ho fatto in realtà prima di essere Black, negli anni che ho fatto Black, poi dopo ho fatto in realtà Ma li fai tutti i cosplay o li fai?
ragazzi, per noi finalmente questa giornata è finita, basta, non ne possiamo più dal caldo, siamo stanchi. E volevamo ringraziare di nuovo tutti gli autori, gli ospiti, gli organizzatori, chiunque abbia partecipato a questa bellissima giornata. E volevo ricordare il nostro contatto Facebook su pagina.basinga e anche la mia pagina, Arvin Sunflower. Ciao a tutti!